Il segretario Dem Enrico Letta all'Assemblea del Coordinamento Territoriale del Partito Democratico di Arezzo torna in questo territorio dopo la sua elezione a parlamentare nel Comuni della Val di Chiana Aretina, può indubbiamente contare su un importante risultato elettorale. Per me ovviamente la voglia di rappresentare tutta la provincia, la voglia di dare una mano a una provincia importante, una provincia che sta subendo alcuni disagi particolari da alcuni punti di vista, penso al caro bollette energetiche, penso all'impatto che questo sta avendo sulle famiglie, penso all'impatto che questo sta avendo su tante attività produttive, manifatturiere importanti, quindi tentativo di aiutare, per me è fondamentale farlo e anche di affrontare tante questioni a partire da quelle infrastrutturali che sono al centro dei problemi di questo territorio. Il nostro paese è sicuramente un esempio in Europa, però siamo nel pieno della quarta ondata. Come si aspetta, insomma, che si comportino gli italiani e come le sembra che sia il panorama che abbiamo di fronte? Ma io credo che questo momento dimostri quanto fosse giusta la strategia sul Green Pass che il governo ha seguito, perché è stata la rigidità e l'essere rigorosi sul Green Pass che ci consente oggi di essere fiduciosi nel fatto che si possa evitare nuovi lockdown. In altre parti d'Europa, dove sono stati meno rigorosi sul Green Pass, stanno ragionando oggi di nuove chiusure. Io credo che sia fondamentale continuare su questa linea di sicurezza, di rigore che passa attraverso l'utilizzo del Green Pass e attraverso le terze dosi, le vaccinazioni. Solo così si potrà evitare una nuova ondata di chiusure e solo così si potrà evitare una situazione che noi dobbiamo assolutamente evitare, perché il Paese sta ripartendo, il nostro Paese è in una fase positiva, credo che sarebbe molto negativo se adesso si bloccasse tutto, quindi si evita l'impatto negativo della quarta ondata solamente attraverso un atteggiamento serio e rigoroso di vaccinazioni estese e di uso del Green Pass come si sta facendo fino adesso. Quello che sta accadendo dentro la Lega le va di dire qualcosa, di commentare? A me sembra l'ennesimo gioco delle parti, è sempre lo stesso gioco delle parti, Salvini sovranista, Giorgetti governista, però insomma vanno avanti così da tanto tempo e mi sembra che non ci sia francamente nessuna novità.